Dai Ale, mettici un po' più di sale in questa pasta, l'altra volta era insipida. Ma cosa c'è? Ma cosa devi fare tu con questa padella? Io devo cucinare la mia specialità. Cotto e ricotto. Ma i ravennati, come se la cavano in cucina? Ciao ragazzi, voi da quant'è che siete una coppia? Da 12 anni quasi. Quindi sapete bene chi cucina meglio dell'altro. Sì, io direi proprio ovviamente, io. Ovviamente lei cucina meglio. E tu non cucini mai? Sì, cucino spesso e volentieri. E come cucina il tuo compagno? Bene, con impegno, bene, sì. E tu invece cosa ti piace preparargli? A lui ama molto i primi, quindi la pasta, gran pasta. E tu invece cos'è? Qual è il tuo piatto forte? Oddio. Sì, a carnevale si diletta con le chiacchiere di carnevale, sono il suo forte. Sì, per fortuna soltanto una volta all'anno che lo faccio, quindi. Per il suo forte, per quel giorno. Ciao, voi quando è che vi siete conosciuti? A dicembre. E vi siete sposati? Oggi praticamente. E chi cucina in casa tra voi due? Entrambi. E chi cucina meglio? Cucina meglio lei. E che cosa? Cosa le prepara? Tutto. Insomma applica nella cucina tutta la sua fantasia. E lei cosa preferisce? A me piace praticamente tutto. E lei? Non c'è nulla che non mi piace di quello che prepara mia moglie. E lei, signora, suo marito, cosa preferisce preparargli? Beh, in generale a me piace fare i primi, quindi forse sono quelli che mi riescono meglio. E quindi ci metto più impegno magari. E suo marito non ci ha mai provato? No, ha fatto qualche volta un uovo strapassato, una cosa di questo genere, niente di più. Beh, gli è venuto bene però. Ah, questo, lui dice di sì che era buonissimo, logicamente. Da quant'è che siete una coppia? Dal 1980, dalla battaglia alla Fiat, e ci siamo diventati coppia davanti ai cancelli della Fiat. E chi cucina in casa tra voi due? Cuciniamo tutte e due, diciamo che io sono andato in pensione prima e allora, siccome lei lavorava, ho cominciato a cucinare e ho anche imparato. E cosa le piace cucinare? Io faccio cibi semplici, che ne so, faccio le frittate, faccio le seppie, faccio carciofi. Piatti semplici, diciamo. Soltanto prodotti a chilometro zero, biologici possibilmente, e prodotti di cui conosciamo anche i produttori a livello di relazione umana, perché ci piace di più. E a lei cosa piace cucinare? Beh, io i piatti francesi, perché sono di lingua madre francese, solo di lingua madre. E quindi, vabbè, anatra all'arancia, petto d'anatra, alcune delle creme, alcune delle salse. E poi i piatti possibilmente della nonna, quindi i piatti tagliolini, le cose che faceva mia nonna. Anche piatti molto semplici, della cucina semplice e soprattutto la cucina del riciclo. E sapete già chi cucina meglio tra i due? Beh, penso. Meglio lui. Esperienza. E tu cosa cucini per lei? Un po' di tutto, guarda, veramente da tutto, dal pesce alla carne, un po' quello che capita, ecco. Tu non ti diletti mai invece ai fornelli? Sì, però più spesso lui che... Lei ha detto è più specializzata verso i dolci. Che dolci fai? Un po' di tutto, torte, tiramisù, sia al forno che quelli freddi. E di quello che ti cucina lui cosa ti piace? Soprattutto il pesce.